contributi a fondo perduto per la pandemia, il governo presenta il conto, più burocrazia e oneri, l'allarme di CNA. Alternanza scuola-lavoro con Alos Group, l'azienda leader della meccanica, apre le porte al Barzanti di Massa. Continua la protesta delle emittenti televisive e radiofoniche REA, tutti a Roma il 10 giugno. Nuovo microscopio operatorio oculistico consegnato a Carrara, ne usufruirà anche l'ospedale di Pontremoli. Arriva il destination manager per l'ambito Riviera Puan, avrà il compito di promuovere il turismo. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Come di consueto aggiorniamo i nostri telespettatori sull'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione e in provincia. E sono 715 i nuovi casi di positività da Covid-19 di oggi in regione Toscana. 143 sono i casi in più rispetto a ieri nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, di cui 11 nelle Apuane. E nello specifico si tratta di 5 a Carrara, 5 casi a Massa e 1 a Montignuso. Sono 7 invece i casi in Lunigiana e qui nel dettaglio si tratta di un solo caso ad Aulla, 3 a Fivizzano, 1 a Podenzana e 1 a Pontremoli. Non sono stati segnalati decessi e procede inoltre la campagna vaccinale. Nelle Apuane la percentuale degli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è dell'88,9%, mentre in Lunigiana dell'87,6%. E restiamo in tema di vaccini, si estende la possibilità di prenotare la vaccinazione anche ai 63-64enni dalle ore 18:30 di oggi. Sono state aperte le agende anche per i nati nel 1957 e nel 1958, nell'ottica di un progressivo allargamento della platea delle persone da vaccinare che rientrano nell'ampia fascia anagrafica degli over 60 dopo il recente avvio del nuovo filone vaccinato riservato alla fascia dei 65enni e 69enni. I 63enni e 64enni potranno vaccinarsi da lunedì 10 a domenica 16 maggio negli hub prescelti sul portale online regionale. Consueto appuntamento con il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che aggiorna i cittadini riguardo l'andamento epidemiologico e l'andamento della campagna vaccinale. Ascoltiamolo insieme. Cari concittadine e cari concittadini, eccoci a consueto appuntamento sull'andamento della pandemia nella nostra città. Secondo i dati dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, oggi abbiamo 219 casi attivi, 20 in meno della settimana scorsa. Si tratta di 201 persone in isolamento domiciliare, 6 ricoverate e 12 in residenze sanitarie. Non abbiamo a disposizione il dato puntuale delle vaccinazioni, ma possiamo dire che l'azienda sanitaria ci ha fatto sapere che a Carrara il 27,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 10,9% ha completato il percorso vaccinale. La buona notizia poi è che a partire da questo fine settimana il centro di vaccinazione di Carrara Fiere riuscirà a somministrare 1200 dosi al giorno, che saliranno poi ulteriormente a 1400. Tra le persone che vengono vaccinate al polo fieristico ci sono tanti residenti nella nostra provincia o di quelle limitrofe che rientrano comunque nell'ASL Toscana Nord-Ovest, ma anche numerosi turisti del vaccino che arrivano da più lontano. Penso che pur nella difficoltà della crisi pandemica questo sia un motivo di orgoglio per la nostra città. Molti ricorderanno Carrara come il luogo da cui è partito e si è concretizzato il loro percorso di immunizzazione, come dire il posto dove per loro è iniziata la fine di quest'incubo chiamato Covid. L'accelerazione della campagna vaccinale e il trend pressoché stabile dei contagi devono spingerci a pensare in positivo e a essere fiduciosi nel futuro. Tutto questo ovviamente senza mai allentare troppo l'attenzione. Non è ancora il momento di rilassarci completamente.
Il fatto che in città abbiamo ancora due scuole alle prese con l'emergenza deve essere un monito per tutti noi. Mi riferisco alla scuola dell'infanzia Marconi, dove siamo stati costretti a sospendere completamente l'attività educativa, e della scuola primaria Nardi, dove abbiamo una classe in quarantena. Godiamoci la libertà che le norme ci concedono come zona gialla, ma avendo sempre cura di indossare la mascherina, di lavarci spesso le mani e mantenere le distanze. Contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza Covid. CNA lancia l'allarme. Nuovi oneri amministrativi su quasi 2.000 imprese apuane, ancora più costi e più burocrazie per gli artigiani. Maggiori oneri amministrativi per quasi 2.000 imprese e professionisti della provincia di Massa Carrara, che hanno beneficiato dei contributi a fondo perduto nel corso del 2020 per fronteggiare i pesanti effetti economici della pandemia. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi, infatti, prevede che la sezione dove indicare i dati sugli aiuti di Stato non sia più limitata agli aiuti fiscali automatici, ma comprenda anche i benefici erogati a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate. A lanciare l'allarme CNA Massa Carrara. La nuova disposizione va in direzione opposta agli obiettivi di semplificazione. Nel nostro paese, piuttosto che diminuire la burocrazia, aumenta, raggiungendo il paradosso di dover espletare ulteriori oneri amministrativi per dichiarare correttamente tra i redditi i ristori ricevuti dal pubblico. Il risultato finale, secondo l'associazione di categoria, è quello che un'impresa che ha beneficiato degli aiuti pubblici in un momento di grande difficoltà debba essere costretta ad investire tempo e denaro per espletare ulteriori oneri amministrativi, costi aggiuntivi che assottigliano la portata del ristoro percepito, sostiene CNA. Per l'associazione di categoria, questa novità per le imprese si tradurrebbe in un inutile aggravio degli oneri amministrativi, in quanto l'Agenzia delle Entrate deterrebbe già tutti gli elementi per il calcolo, ammontare del contributo erogato a fondo perduto e situazione reddituale dell'impresa del 2020. Nel riquadro, spiega il Presidente, non sarà sufficiente inserire l'ammontare del contributo ricevuto, dovrà essere calcolato il risparmio di imposta ottenuto dall'impresa in ragione della situazione reddituale dichiarata per l'anno 2020. In quanto i contributi a fondo perduto causa Covid sono esclusi dalla tassazione. E come avete sentito nei titoli, Alos Group, eccellenza apuana e azienda leader nel settore meccanico, apre le sue officine e la sua realtà imprenditoriale agli studenti dell'Istituto Barzanti di Massa. Questa mattina la firma della convenzione alla presenza di tante autorità. Se ne è occupata per noi Ilaria Borghini. Vediamo. Scuola, lavoro, una sinergia indispensabile per garantire un turnover professionale e per gettare le basi per il futuro, rilanciando così il tessuto sociale e produttivo del nostro territorio. È stata firmata questa mattina all'Istituto di Istruzione Superiore Barsanti di Massa una convenzione tra Alos Group, azienda leader nel settore meccanico e realtà imprenditoriale dinamica e lungimirante guidata dai fratelli Ferraro e l'Istituto Barsanti per l'attivazione di stage formativi previsti dai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ex alternanza scuola-lavoro. Il percorso di alternanza scuola-lavoro è fondamentale per i ragazzi, è un contributo che offrono le aziende e permette ai ragazzi appunto di poter sviluppare le proprie competenze e di avere un buono, diciamo così, un buono sbocco sul lavoro. È fondamentale l'aiuto che ci ha dato ALOS per questo evento ed è stato anche importante non solo per la scuola ma anche per la ditta, che ha in questo modo portato un contributo non soltanto all'istituzione scolastica ma anche a tutto il territorio comunale. Alos Group, ben consapevole del ruolo fondamentale ricoperto da formazione, istruzione ed esperienza per la costruzione di un futuro, offrirà una sede formativa preziosa e importante, non solo per i tanti studenti che potranno così formarsi e fare pratica con strumenti e programmi software evoluti, ma anche per il personale docente dell'area di indirizzo e i tecnici del settore meccatronico. Ma i giovani sono il futuro, quindi nel momento in cui le aziende capiscono che devono sopravvivere perché le persone che oggi stanno lavorando all'interno di queste aziende prima o poi andranno in pensione, ci sarà il cosiddetto turnover. I ragazzi devono essere preparati a
vincere le sfide del futuro. E in queste scuole si può veramente avere una formazione professionale estremamente importante, anche per i movimenti che stanno arrivando a livello globale di investimento sui macchinari, di investimento sui software. Quindi non è una scuola che deve preparare solamente a muovere le mani, è una scuola che deve riuscire a formare i ragazzi per le sfide del futuro che già oggi sono presenti nelle aziende. I ragazzi che nel tempo hanno fatto da noi un po' di alternanza scuola-lavoro, oggi qualcuno di loro sta lavorando e sta lavorando con dei macchinari a controllo numerico estremamente sofisticati, sta lavorando con dei software isoparametrici molto complicati. E purtroppo la scuola non li aveva preparati a questo, lo ha fatto la nostra azienda e lo fanno le altre aziende, non solo locali. I ragazzi che invece vengono formati già a partire dalla scuola con sistemi tecnologici avanzati hanno la certezza di trovare lavoro il giorno stesso in cui si mettono sul mercato del lavoro. E una scuola come l'IPS e il Barsanti offre la possibilità di lavoro immediato e per noi questo è meraviglioso. Presenti alla firma della convenzione anche tante autorità del mondo scolastico e del lavoro che hanno accolto con entusiasmo il progetto di sinergia e collaborazione messo in atto da ALOS e l'Istituto Barsanti. Si va a mirare direttamente quelle che sono le esigenze di un mondo che cambia anche molto velocemente e quindi cambiano le tecnologie, cambiano i sistemi, cambiano le esigenze, e avere una scuola al passo, quindi che dà delle risposte immediate alle aziende che hanno le necessità, credo che sia l'arma vincente per poter creare la sinergia giusta e consentire di avere occupazione, di avere posti di lavoro e di far crescere una comunità lavorativa in maniera adeguata. Le nostre aziende hanno bisogno in realtà di giovani, solo che non è facile trovare il curriculum, la figura giusta per quello che ha bisogno poi delle volte l'azienda. Quindi noi in aiuto a questo abbiamo anche stiamo creando una sinergia importante a livello provinciale con un tavolo a Pugno delle politiche europee che possa anche saper attrarre i fondi per aiutare le aziende e i giovani ad avere un futuro, e quindi cerchiamo tutti insieme di arrivare a questo obiettivo, che è quello di far rimanere, anche magari attrarre giovani, ma fare rimanere i nostri sul territorio, perché la nostra zona per vivere è splendida. E quindi grazie agli istituti e anche alle agenzie e alle società che possono dare questo futuro sapendo fare sinergia e fare rete, proprio come nella giornata di stamani, che è una giornata importantissima per noi e quindi non potevamo mancare. Come amministrazione comunale non possiamo che accogliere estremamente in maniera favorevole questa sinergia tra l'Istituto Barsanti e la concessionaria ALOS, che consente quindi ai ragazzi che sono ancora all'interno del sistema scolastico di cominciare a fare esperienza nel mondo produttivo. È un modo ovviamente per consentire ai ragazzi di conoscere il mondo là fuori, ma è un modo anche per il mondo là fuori di conoscere il sistema scolastico e quindi magari intercettare quelle criticità che possono migliorare entrambi i sistemi, quindi ovviamente con assolutamente ricadute positive sul sistema città. Presentata nell'occasione la moto ALOS Barsanti, messa a punto nelle officine della ALOS Group dagli alunni del Barsanti in questi mesi. Allora, qui siamo partiti dalla base della moto, quindi i ragazzi si sono approcciati alla motocicletta partendo dal telaio, per cui hanno smontato tutte le parti meccaniche per verificarne la funzionalità e modificate le stesse e poi rimontate sulla motocicletta, per cui siamo partiti da una moto di serie che esce con un vestito completamente diverso rispetto a quello che vediamo oggi. Siamo andati ad abbinare delle parti che vengono definite customizzate, per cui la parte originale viene modificata senza essere compromessa nella sua forma sostanzialmente, però così facendo andiamo a customizzare per intero una motocicletta che cambia completamente la sua linea estetica rispetto al progetto di base di fabbrica. Continua la protesta delle emittenti REA, radio e TV locali, pronti a scendere in piazza il 10 giugno per chiedere più equità nell'accesso ai contributi statali.
Il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, annuncia trionfante l'approvazione di un emendamento al decreto legge sostegni dello stanziamento di 20 milioni di euro alle emittenti radiotelevisive, ma non dice che questi soldi sono destinati per pochi e non per tutti. Caro senatore, la pandemia ha colpito tutti e non i soliti noti già inseriti in graduatoria che hanno percepito ingenti somme e a questo punto continueranno a percepirle. Quindi non facciamo far credere o far passare un messaggio distorto, o meglio, è più corretto dire stanziate ulteriori somme sempre alle stesse emittenti. L'emendamento, tra l'altro, porta la firma dello stesso Davide Faraone e da Donatella Conzatti. Era importante prevedere una misura di sostegno economico ad emittenti che ogni giorno raccontano la quotidianità dei territori, ha commentato lo stesso senatore siciliano, ma dimentica, o forse non gli avranno spiegato, che questi fondi saranno destinati a tutte quelle emittenti che in virtù di una nuova norma entrata in vigore nel 2017 favorisce soltanto le grandi emittenti che abbiano più di 15 assunti in azienda, oltre a tante altre misure che non hanno permesso a tutte le altre con meno requisiti di poter partecipare ad alcun bando o misura di sostegno. Quindi ulteriori fondi ai più grandi, ai più ricchi, con conseguente ed ulteriore danno alle piccole e medie aziende del sistema radiotelevisivo. Vi spieghiamo ora meglio nel dettaglio come stanno realmente le cose nel sistema radiotelevisivo. Sostenuta dagli avvocati dello studio legale Parenti di Roma, la REA, Radiotelevisioni Europee Associate, invoca mani pulite sulla comunicazione a sostegno del ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato contro il regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico che ha ripartito 50 milioni di euro secondo il criterio del DPR 146/17 che discrimina 1200 piccole radio TV locali dal contributo a sostegno della crisi pandemica Covid-19, favorendo le prime 100 emittenti TV in graduatoria, mentre le rimanenti sono costrette a licenziamenti in massa di lavoratori e giornalisti. Ma i guai per le piccole TV locali sono destinati a moltiplicarsi con la pubblicazione delle linee guida della Direzione Generale Mise Comunicazione sull'assegnazione della capacità trasmissiva e la pianificazione Agicom sulla numerazione dei canali sul telecomando. L'accesso alla capacità trasmissiva e al numero sul telecomando LCN è su base concorrenziale mediante bando di concorso pubblico dove vengono indicati determinati requisiti. Il requisito che colpirà ancora una volta le piccole e medie TV locali è il fantomatico dato d'ascolto della società monopolista privata Auditel, riconosciuta in pieno conflitto di interessi con le locali per la partecipazione al capitale di Rai, Mediaset, La7, Confindustria Comunicazioni, ex FRT ed altri operatori minori. A tal riguardo Antonio Diomede, presidente della REA, ha inviato una nota al Ministero dello Sviluppo Economico Giorgetti, invitando il governo a mettere in discussione il conflitto di interessi, cominciando fin da ora a depennare il dato Auditel dal testo del regolamento sui contributi. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, la REA intende programmare la protesta nazionale Mani Pulite sulla comunicazione il 20 maggio del 2021. Una giornata di lutto per tutta la Toscana in memoria di Luana D'Orazio, ma anche di tutte quelle vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione per lunedì prossimo, 10 maggio, in occasione dei funerali della giovanissima donna morta lunedì scorso in una fabbrica di Montemurlo. Il presidente Eugenio Gianni ha stabilito l'esposizione a mezz'asta del Gonfalone regionale sugli edifici pubblici regionali e un minuto di silenzio negli uffici regionali alle ore 15. Gianni inoltre invita tutti i sindaci toscani a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. Occupiamoci adesso di sanità perché è stato consegnato un innovativo microscopio operatorio in oculistica a Carrara. Il macchinario di ultima generazione permetterà anche il potenziamento delle attività di chirurgia oculistica all'ospedale di Pontremoli. Ascoltiamo tutti i particolari.
un innovativo microscopio operatorio che risulta essere il primo acquistato nel sistema sanitario nazionale in Toscana e uno dei pochi in Italia, è stato consegnato in questi giorni all'unità operativa complessa di oculistica di Massa e Carrara, con sede al centro polispecialistico Monterosso Achille Sicari di Carrara. Questo nuovo microscopio sarà estremamente efficace nel migliorare i risultati degli interventi che riguardano la parte anteriore dell'occhio, cataratta, glaucoma, trapianto di cornea e ancora più particolarmente per gli interventi inerenti alla parte posteriore dell'occhio, con particolare riferimento alla chirurgia del distacco di retina. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato la chirurgia oculistica e questo microscopio, Leica Proveo, è parte integrante di questo cambiamento in corso, evidenzia il direttore della struttura di oculistica Franco Passani. Il nuovo apparecchio, attualmente in uso al centro polispecialistico Monterosso Achille Sicari di Carrara, potrà essere utilizzato anche nelle sale operatorie dell'ospedale di Pontremoli, dove si sarà in grado di operare tutte le settimane anziché a settimane alterne. L'attività di chirurgia oculistica, che attualmente prevede sedute operatorie sia all'ospedale di Pontremoli che a quello di Fivizzano, prosegue Passani, sarà quindi ulteriormente potenziata privilegiando l'area di Pontremoli, dove è presente una lista di attesa per gli interventi chirurgici addirittura più lunga rispetto alla costa. Il nuovo microscopio si aggiunge a una serie di nuove strumentazioni che la direzione aziendale, nella persona del direttore generale Maria Letizia Casani, ha autorizzato per l'acquisto nel corso di questi ultimi 2 anni, in considerazione proprio della qualità e quantità del lavoro svolto. In particolare è stato attivato un servizio di elettrofisiologia oculare con l'acquisto di un elettroretinografo di ultima generazione, che permette diagnosi molto accurate in caso di degenerazione retiniche nel nervo ottico, con risultati molto importanti dal punto di vista medico-legale. Pochi mesi fa è stato inoltre acquistato uno strumento diagnostico che permette di eseguire sezioni ottiche nella retina OCT, indispensabile per la corretta diagnosi della degenerazione oculare senile e della retinopatia diabetica. Dopo la destinazione da parte della Regione Toscana di fondi a favore del rifugio di Logarghena di Filattiera, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, chiede tramite un'interrogazione consigliare dei chiarimenti. Ecco, secondo Fantozzi, infatti, sarebbe già stato accertato un danno erariale che avrebbe lasciato l'opera incompiuta. Fantozzi ha spiegato infatti che la Corte dei Conti aveva avviato a suo tempo un procedimento a seguito di un esposto in cui venivano denunciati gli esborsi ritenuti eccessivi per l'acquisto della struttura di Logarghena fatiscente e quelli per la successiva realizzazione del rifugio mai ultimato. La Corte aveva valutato un danno di circa 360.000 euro per il periodo 2009-2015, attribuendo in parte la responsabilità del danno erariale al Comune di Filattiera. Nonostante la crisi pandemica che ha prodotto gravi danni economici al tessuto toscano, hanno sottolineato gli esponenti di Fratelli d'Italia, la Regione ha comunque deciso di destinare i fondi a un sito che non ha mai aperto e avuto introiti. Per questo motivo Fantozzi chiede spiegazioni alla Regione. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per tante altre notizie tra poco. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori 340 188 6511.
un piano del turismo condiviso e sinergico tra le amministrazioni di Massa, Carrara e Montignoso. L'ambito Riviera Poana ha finalmente un nuovo destination manager. Il bando è stato vinto da SLA, che si occuperà di promuovere il turismo. Vediamo. È un piacere oggi poter presentare i manager della destinazione turistica Riviera Poana. Sono stati scelti tramite un concorso pubblico indetto dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Massa ha fatto da stazione appaltante, però ecco, la Riviera Poana, l'ambito Riviera Poana composto dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso ha la figura di un destination manager che aiuterà a mettere in pratica, a concretizzare il lavoro svolto dall'ambito assieme al nostro consulente Emilio Casalini, e quindi è un onore per me poter rappresentare in questo momento l'ambito e quindi avere la delega a parlare anche per gli assessori di Carrara Federica Forti e di Montignoso Eleonora Petracci, che ringrazio fortemente per il lavoro che stiamo svolgendo assieme, che è un lavoro complesso, difficile, ma importante, perché in questo momento di ripartenza anche noi ci siamo mostrati pronti a ripartire e anzi accelerare il nostro lavoro in ambito turistico per accogliere al meglio in i segmenti di turismo importanti per il nostro territorio, soprattutto fuori stagione, soprattutto nei momenti in cui il turismo balneare non può rispondere all'esigenza del nostro territorio. Noi faremo tutto il supporto necessario alla crescita di questa destinazione, il che vuol dire partire dall'analisi della rappresentazione, del racconto che questa destinazione vuole fare, che sta in capo, è stato curato e viene curato da Emilio Casalini, fino a cercare di rendere applicative queste cose nel marketing turistico, quindi cercando di fare in modo di creare nuove attrazioni, nuovi prodotti e quindi ovviamente portare nuovi turisti rispetto a quelli consolidati che già si conoscono, ma pensando soprattutto in una prospettiva di diversificazione, che poi vuol dire anche avere sperabilmente avere persone in stagioni diverse dall'estate. Il Parco della Poana pubblica il tradizionale avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di iniziative ed attività senza scopo di lucro capaci di valorizzare più interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, recreativi e sociali delle Alpi Apuane. Particolare attenzione sarà riservata alle proposte capaci di sviluppare azioni previste dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco, specificatamente segnalate nell'avviso. Queste le azioni individuate dal bando: si tratta di Puliamo il Parco, Acqua nel Parco, Cibiamoci del Parco e Dal Campo al Piatto, Picnic Sostenibile. In totale sono stati messi a bando 16.000 euro. Possono presentare la domanda gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni e i cittadini in forma singola o associata, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua. Le domande e i progetti dovranno essere inoltrati entro e non oltre le 12 di venerdì 21 maggio 2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it con oggetto concessione di contributi per iniziative o attività proposte da soggetti terzi del 2021. Il bando è consultabile nella pagina dei bandi di gara, nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito istituzionale dell'ente. Ed ora appuntamento con la rubrica Dalla parte dei consumatori, realizzata in collaborazione con la Confconsumatori. Appuntamento ogni venerdì all'interno del nostro telegiornale. L'avvocato Francesca Galloni illustrerà le varie iniziative a tutela degli utenti contro le truffe e ogni altra attività tesa ad ingannare i consumatori. Dunque, vediamo insieme di che cosa tratteremo questa sera. Buonasera,
l'argomento di cui trattiamo in questo appuntamento riguarda ancora una volta le truffe a danno appunto dei correntisti, perché in quest'ultimo due settimane si sono verificati tantissimi casi nella nostra provincia di persone appunto alle quali sono stati sottratti soldi appunto dal proprio conto corrente oppure dalle proprie carte di credito bancomat tramite appunto il sistema appunto delle truffe informatiche che si sono appunto organizzate a danno appunto dei correntisti in maniera molto sofisticata. Tantissime persone si sono rivolte al nostro sportello lamentando appunto questi raggiri, queste truffe di cui sono state oggetto, sia appunto correntisti di varie banche della nostra provincia, MPS, Carige, Banca Intesa o comunque titolari appunto di carte di credito, bancomat della società Nexi. Queste truffe, dicevamo, sono diventate appunto più sofisticate perché mentre all'inizio venivano appunto mandati dei semplici SMS con dei link per cui in buona fede provenendo appunto dal gruppo relativo appunto della banca del correntista la persona appunto cliccava e entrava appunto nel sistema della truffa che lo raggirava, ora si sono appunto più particolareggiate perché ad esempio gli ultimi casi che si sono verificati le persone sono state appunto anche raggiunte telefonicamente da sedicenti appunto operatori dei gruppi bancari o del gruppo antifrode appunto della banca ai quali appunto si sono appunto affidati o comunque hanno ricevuto degli SMS dicendo che c'erano delle problematiche con le carte appunto di pagamento nel caso appunto in cui abbiano fatto un'operazione di prelievo allo sportello e quindi di contattare il numero verde della società Nexi. Quindi vogliamo appunto ritornare su questo argomento sia per mettere in allerta tutte le persone, quindi nel caso appunto in cui riceviate un SMS che apparentemente proviene dalla vostra banca oppure dalla società Nexi, dove dice appunto di cliccare sul link, non cliccate assolutamente sul link. Nel caso in cui riceviate delle telefonate da parte di sedicenti appunto operatori delle vostre banche o della Nexi, bloccate appunto la telefonata, non date nessun riferimento, nessun appunto dei vostri appunto riferimenti online per la gestione appunto del vostro conto corrente o della banca, ma chiamate subito la vostra filiale o agenzia di riferimento per avere appunto delle informazioni più precise. Perché come dicevamo ultimamente i casi appunto di queste truffe si sono moltiplicati e sono diventati appunto sempre più particolari. La buona notizia che vogliamo dare è che comunque la giurisprudenza sembra optare appunto per la tutela del correntista come dovrebbe essere in applicazione appunto della normativa vigente, perché proprio pochi giorni fa è uscita una determina dell'arbitrato bancario e finanziario alla quale si era rivolto un correntista di Confconsumatori che ha riconosciuto la responsabilità nel caso appunto di questi tipi di truffe online della banca, perché in applicazione di una direttiva del 2019 della Comunità Europea il semplice appunto riferimento e digitazione del codice OTP che viene appunto rilasciato al correntista non è più sufficiente per garantire la tutela del correntista, per cui appunto c'è stato un monito rivolto appunto alle banche dicendo che devono appunto dotarsi di sistemi di tutela maggiore a favore appunto del correntista. Oppure un'altra sentenza del giudice di pace di Sulmona, il quale appunto ancora una volta ha condannato la banca a restituire in questo caso 2.300 euro che erano stati sottratti dal conto corrente della persona, appunto dicendo che non sussisteva il caso di colpa grave della persona che si era affidata a un sistema che apparentemente era appunto un sistema proveniente dalla banca stessa. Quindi è molto importante sapere appunto sia come tutelarsi di fronte a queste truffe, quindi non rispondere a telefonate che sembrano provenire dalla vostra banca o cliccare appunto sul link di SMS, ma contattare direttamente l'agenzia e la filiale di riferimento per avere appunto delle informazioni precise. Purtroppo nel caso invece in cui siate oggetto di truffa, fare ovviamente il reclamo e dopo il reclamo attivare le procedure appunto o la mediazione o l'arbitrato bancario e finanziario, perché ovviamente le operazioni che vi vengono addebitate e che la banca non vi i soldi che sostanzialmente non vi vengono restituiti, ci sono appunto dei presupposti per poter invece ottenere giustizia e alla luce anche delle ultime pronunce che abbiamo citato poco fa. Quindi per qualsiasi informazione potete rivolgervi al nostro sportello o agli sportelli delle altre associazioni dei consumatori. Grazie e buona serata. Investire in pubblicità in momenti di crisi è come mettere le ali mentre gli altri precipitano. La pubblicità su Antenna 3 funziona, lo dimostra la presenza decennale dei nostri sponsor. Se non vuoi far precipitare la tua azienda, contattaci, abbiamo la soluzione giusta per te.
Antenna 3 aiuta le aziende a crescere. Domenica 9 maggio ricorre la festa della Madonna degli Uliveti, patrona della zona industriale Apuana di Massa. Il programma degli eventi si svolgerà dall'8 al 16 maggio e prevede sabato 8 maggio il Santuario Fiorito con la Santa Messa alle 18. Alle 20 la veglia di preghiera col rosario e al termine il Falò della Pace. Domenica 9 maggio la solennità della Madonna alle 11 e la Santa Messa dei lavoratori e caduti sul lavoro. Alle 12 maggio il monumento per la nobiltà del lavoro umano e la memoria dei caduti sul lavoro. Alle 16.30 la Santa Messa. Sabato 15 maggio solennità dell'Ascensione con il rosario alle 17.30 e la Santa Messa alle 18. Domenica 16 maggio, solennità dell'Ascensione, alle 11 la Santa Messa e alle 17 adorazione eucaristica in caso di assenza della corsa ciclistica. In occasione della festa della Madonna degli Uliveti, nel parco del santuario ci sarà la vendita di piantine di olivi, il cui ricavato sarà devoluto al santuario per sostenere le spese e le attività. Mario Pegollo dell'associazione Massa 5 Stelle e i membri della sua associazione si dicono pronti a salire sui tigli di Piazza Garibaldi a Massa qualora rischiassero di essere tagliati, così come hanno fatto le cittadine e cittadini di Pietrasanta. Le piante di ampie dimensioni sono assolutamente da salvaguardare e da proteggere, secondo Pegollo, proprio per la purificazione dell'aria e per sconfiggere il surriscaldamento, una capacità di filtraggio corrispondente a decine di alberi piccoli, la capacità di ombreggiare ampie superfici ed essere resistenti agli eventi meteorologici. Un'amministrazione illuminata non si sognerebbe mai di effettuare dei simili abbattimenti, sostiene Pegollo. Se il sindaco vuole migliorare la visibilità della Chiesa della Misericordia, inizi piuttosto a togliere i cartelloni pubblicitari che si interpongono tra la piazza e la chiesa. A noi basteranno. Siamo arrivati al momento degli auguri, dunque vediamo chi sono i festeggiati questa sera. E da Carrara è partita la campagna di ricerca per i nuovi volti delle locandine della rassegna di Convivere, una tradizione che si rinnova anno dopo anno sin dalla prima edizione del festival promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Partecipare è semplicissimo, basta mandare una mail a info@convivere.it entro il 20 maggio, scrivendo nell'oggetto Locandine 2021. Nel corpo della mail poi bisogna indicare il nome, il cognome, la professione, la nazionalità e il recapito telefonico. La selezione verrà effettuata sulla base della pertinenza al tema di questa edizione, sulla base dei posti disponibili. La partecipazione è a titolo gratuito. Pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'arruolamento di 1030 allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'anno accademico 2021-2022. Sono 983 posti, saranno per allievi marescialli del contingente ordinario e 47 allievi marescialli del contingente di mare. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro le 12 del 20 maggio 2021 seguendo la procedura telematica disponibile sul portale concorsi.gdf.gov.it. E
con questa notizia termina il nostro telegiornale per questa sera. A seguire, come ogni fine settimana, le previsioni meteorologiche curate dal nostro Paolo Lunini. Non mi resta dunque che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Ci lasciamo alle spalle una settimana grigia e umida, contraddistinta da un teso flusso di correnti occidentali per il transito di alcune perturbazioni atlantiche a nord delle Alpi, ma che in maniera marginale hanno interessato anche i nostri territori. Dico marginale perché in termini pratici le precipitazioni sono risultate molto scarse a livello di piovigine intermittenti, soprattutto a ridosso dei rilievi. Però, come avrete notato, il cielo si è mantenuto quasi sempre coperto, hanno soffiato forti venti di libeccio con un mare conseguentemente molto mosso e le temperature in generale si sono mantenute al di sotto della media stagionale. Questo clima più autunnale che tardo primaverile concederà una tregua proprio durante questo fine settimana, quando un'onda mobile di alta pressione di matrice nordafricana abbraccerà temporaneamente il Mediterraneo. Abbiamo detto un'onda mobile che infatti si muove in maniera piuttosto rapida da ovest verso est ed ecco quindi perché abbiamo usato l'aggettivo temporaneo. Si tratterà di un miglioramento principalmente legato a sabato, domenica e alla prima parte di lunedì. Infatti vediamo in agguato una nuova area depressionaria piuttosto profonda qua in pieno Atlantico che da lunedì pomeriggio e poi soprattutto martedì e mercoledì farà nuovamente ingresso sul Mediterraneo determinando un peggioramento con precipitazioni diffuse, calo termico e rinforzo dei venti. Dopo questa anticipazione concentriamoci sul tempo previsto per questo fine settimana. Sabato si aprirà con un cielo poco nuvoloso per velature, dei residui annuvolamenti più intensi li ritroveremo nelle prime ore del mattino a ridosso dei rilievi, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Nel primo pomeriggio ancora qualche annuvolamento a tratti intenso sulle aree montuose, ma senza il rischio di fenomeni, schiarite via via più ampie si apriranno sulle zone pianeggianti e costiere, fino ad avere un cielo in prevalenza sereno. Ulteriori rasserenamenti li avremo poi a fine giornata. Le temperature saranno in lieve calo le minime, in deciso aumento invece le massime che si riporteranno su valori più consoni al periodo. La ventilazione ruota a ovest-nord-ovest, debole o moderata con locali rinforzi nel pomeriggio e mare mosso, localmente ancora molto mosso al mattino, ma poi con moto ondoso in generale attenuazione. Passiamo adesso alla previsione per domenica. Una bella giornata di sole, lo vedete anche dalla grafica. Al mattino un cielo sereno, al più poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio da segnalare soltanto l'avvicinamento da ovest di sottili ed innocue velature che in generale non comprometteranno il soleggiamento. Le temperature saranno in ulteriore aumento nei valori diurni. Avremo probabilmente il primo, seppur breve, caldo di stagione con temperature massime fin verso i 25-26 gradi nelle zone pianeggianti e soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. La ventilazione debole, localmente moderata, tende a disporsi da sud-est e il mare poco mosso. Diamo uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Ritroviamo delle schiarite lunedì mattina, ma seguite da un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Saranno infatti i primi segnali del peggioramento, atteso martedì, per il transito, l'abbiamo accennato, di una perturbazione atlantica che determinerà condizioni di maltempo. Martedì infatti sono attese molte nubi, con piogge e rovesci, localmente anche qualche breve temporale, al momento più probabile al mattino. Soffieranno forti venti dapprima di scirocco, poi in rotazione a libeccio e conseguentemente il mare risulterà molto mosso.
A metà settimana, quindi mercoledì e giovedì, ci attende un leggero miglioramento per l'allontanamento della perturbazione e tuttavia rimarremo in un contesto di variabilità e a tratti instabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che lungo la costa potremo avere anche qualche breve schiarita. Addensamenti intensi invece li ritroveremo a ridosso delle aree montuose e su queste zone potranno riproporsi dei brevi rovesci sparsi, fenomeni comunque decisamente più deboli ed intermittenti rispetto a martedì. Il tutto in un contesto di sensibile calo delle temperature che soprattutto da mercoledì in avanti si riporteranno al di sotto della media stagionale. Lo avrete quindi capito, anche nel medio e lungo termine previsionistico non si intravedono, ahimè, dei significativi cambi di circolazione, quindi delle fasi stabili più o meno durature. Comunque, per tutti gli aggiornamenti vi rimando come sempre ai bollettini consultabili su internet collegandovi al sito meteoapuane.it, mentre l'appuntamento televisivo torna venerdì prossimo. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!